tu però dicevi che hai già messo dentro la cittadinanza, hai già fatto la richiesta. Ok. Perché conosco una signora che aiuta a fare la pratica. Vabbè, speriamo che arrivi presto. Vabbè, dai, speriamo. Sì. Perché questa signora qua che conosco io si fa la pratica e segue tutto lei, no? Controlla tutto lei, perché lei lavora, è un avvocato e lavora anche con cosa non mi viene in mente. Prefettura, bravo, non mi veniva. Lavora con la prefettura, quindi. E poi gli dicono tutte le robe, no? Quindi con lei. Quando lei ti fa i documenti e tutto, se lei ti dice porta questo, porta quello, e ti dice che non manca più niente, vuol dire che è tutto a posto. Sì. Poi appena ti arriva la lettera. Io un giorno ero a casa a fare i cazzi miei, ovvero mi hanno suonato, sono andato giù, era la cittadinanza. No, ma perché la signora controllava, si vede che. Perché mi è arrivato sabato, no? Quindi la signora ho chiamato, ho detto mi è arrivato, fa ah bravo, perché doveva venire, arrivare quel mese lì. Quel mese doveva arrivare, quindi non sapevo quando arrivasse. No? E quindi subito ho chiamato il comune, faccio guardi, mi è arrivata la cittadinanza, devo rinnovare il passaporto, devo andare a Roma, non c'è un modo per fare il giuramento veloce. Mi fanno sì, vieni settimana prossima nel weekend, subito me l'hanno fatto. Hai sonno? Dormi... Amica, sei lontanissimo. Io. 私が来た。
È dentro. No. È dentro la casa. Infatti. Sì, andiamo. C'è qualcuno lì.
Siamo fuori dal cerchio, eh. Vabbè, siamo fuori, eh. Cos'è? Cos'è? C'è qualcuno dove mi hai indicato? Thank you.
Dov'è? Stiamo attenti, papà. Vieni, papà. Ma come